tutto bene? No, ho paura. Sono solo tuoni, amore. Ma io ho paura dei tuoni. Posso dormire con te stanotte? Hai quasi 6 anni, Bill. E credo sia molto importante che impari a dormire nel tuo letto. Anche quando ci sono tuoni e fulmini? Anche quando ci sono tuoni e fulmini. Ma mamma! Ma cosa? Loro vengono a cercarmi quando è buio. Amore, non viene a cercarti nessuno. A parte me, se non ti decidi a dormire, è chiaro? Sì, controlli però. Sì, signore. Guardi anche tu. Io e papà siamo giù in salone. Se ti nascondi sotto le coperte sei al sicuro, no? Sì. Bene. Lascio la porta accostata, va bene? Sì. Sogni d'oro, amore.
forza a dir novità. Ma tesoro, continua a prendere le pillole. Sì, mamma. Giulia, ciao, dottor Crowley. Il 13 va bene per la difesa della tesi. Facciamo dalle 9. Avverti il professor Essex. Dammi conferma appena puoi, grazie. Giulia, levati i pantaloncini da bici e stammi a sentire. L'ambulanza ha sbiallato, quindi mi hanno levato il turno stasera. Sei libera? Giulia, Jim, entra con noi nel 21° secolo, dai! Fatti l'email! Odio l'email. Ti sto chiedendo di uscire, concetto che ti è estraneo, lo so, ma una pausa aiuterebbe la tua mente frenetica. Non posso uscire stasera, devo studiare! E non dire non posso uscire stasera, devo studiare, passo da te alle 8. Hai fatto un anno di ricerca, hai presentato la tesi, quindi non ti resta che la difesa, no? E avrò il mio dottorato. Grande, così potrai psicanalizzarmi. Beh, questo posso già farlo. Avanti, ammetti che sono un po' misterioso. Genitori molto puritani del Midwest, per cominciare. Poi sei un lavoratore, onesto, anche troppo, e molto, molto empatico. Ok, tocca a me. Allevata da una madre dispotica, sei passionale, motivata, forse anche troppo, e un tantinello lunatica. Lunatica? Hai alti alti e bassi bassi. Insomma, sei viva. È una buona cosa, credimi. Per questo ci intendiamo. Anima e corpo. Per giocare a biliardo è segno di equilibrio, no? Chi l'ha detto? Un inglese del passato. Vuoi fare? Ho il tocco. Scommettiamo qualcosa e vediamo quanto tocco hai. $20 se dai buchi. Andata. Non ti distraggo. Un'altra volta. Ma raddoppiamo. Motivata anche troppo, hai presente? Avanti. Sono soldi tuoi. Infatti. Forza ancora. Ci ha dato buca e quindi non siamo più usciti. Se la crisi energetica si va acuendo, lo spettro di turni di blackout non è più una minaccia, ma una dura realtà. A proposito, la bolletta l'avete pagata? La tragedia. Beh, Paul, vedi, ci sarebbe... Andiamo. Un problemino. Sai cos'è? Sul serio, non sopportiamo l'idea di pagare qualcosa che rischiamo anche di non avere. Ti hanno licenziato? Sì. Insomma, ci finanzieresti per un po'. Giusto il tempo di rimettermi in piedi, giuro su Dio, qualche giorno. Chi entra in camera mia è morto. Tranquillo, bello, tranquillo. Io non... Non è colpa mia, è uguale. Finalmente soli. Necessario? Sì, potrebbe essere Crowley. Di venerdì sera? L'ho chiamato prima. Pronto? Billy, ciao. Che c'è? Adesso non posso, ragiona. Dove sei? Sono in un posto, non posso andarmene. Non è lo stesso domattina? No, non è.
Ti raggiungo allora. Arrivo lì tra mezz'ora. Ok, ciao. Che vuole? Non me l'ha detto, ma è in uno stato orribile. È sempre in uno stato orribile. È irrecuperabilmente schizzato. Lo sai quello che ha passato, no? Beh, non è l'unico. Lo so quanto siete legati e mi sta bene. Lo conosci da quando avevate 5 anni. Ma non puoi pretendere tanta comprensione da un comune mortale. Ma tu non sei un comune mortale. Non starò via molto. Che succede? Ho un brutto aspetto. Terribile. Che hai fatto alla mano? Difficile da spiegare. Beh, provaci. Loro sono qui. Chi? Che succede? Billy, piove, è solo uno sbalzo di tensione. No, magari. Stammi a sentire. Ti ricordi i terrori notturni che avevamo? Quando eravamo piccoli. Ci hanno marchiati allora e sono tornati. Lo vedi? Cosa? Ascoltami. Se c'è un bambino che piange o un neonato che piange, non fermarti, ok? Gli innocenti li sentono e ti mettono in guardia. In guardia contro cosa? Hanno anche effetto sulle cose elettriche, hanno effetto sulle luci e sui telefoni. Loro hanno effetto sulle cose. Billy, basta! Cominci a sragionare. Dimmi cosa è successo. Ci sto provando. Non possono stare alla luce. Nascosti nel buio sono invisibili. Insomma, è un po' che faccio ricerche e leggo. Non credo di essere il solo. Oh, io credo che li vedesse anche lui. A uno stile così cupo e disperato e alla fine è impazzito. E io... Io non so neppure di che stai parlando. Oh, ma certo che no! Devo lavorare di notte per poter dormire di giorno. Ormai perfino mia madre mi guarda come se fossi matto dalle gare! Sì, matto dalle gare. Ho cercato di trovare altri che fossero come noi. Mi sono fatto degli amici, magari indipendevano da me. E lo sai che cosa ho scoperto? Cosa? Che nessuno può aiutarmi. Ti aiuterò io? No, non può. Non dovevo chiamarti. No. Hai fatto la cosa giusta. Solo cerca di farmi capire. Ho paura! Non c'è niente di cui avere paura. Ce l'hai con me. Scusa per cosa? No!
Non c'è niente di cui avere paura. Come sono arrivato qui? Non lo so, forse è camminato nel sogno, io non lo so. Simpatico trovare qualcun altro qui nato dopo il 50. Ciao. Tu come lo conoscevi, Billy? Eravamo amici di infanzia. Sono Giulia. Sì, certo. Billy ci ha parlato tanto di te. Mi chiamo Sam e lei vive con me ed è... Terry. Ciao. Ciao. Billy, Sam e io eravamo legatissimi al college. Sì. Eravate insieme? Sbaglio. La sera che si è... Sì. Mi dispiace. Non ti ha detto niente, sei sicura? Niente che avesse un senso. Faceva discorsi incomprensibili. Sospetto che avesse ricominciato coi farmaci. In effetti so che prendeva il Prozac. Con lui non ha funzionato però. Scusatemi. Che vuoi? Scusa per il commentaccio di Sam, vuole imparare che è sempre consigliabile inserire il cervello prima di parlare. Non fa niente. Ora sono un po' suscettibile, è inutile negarlo. Lo siamo tutti. Insomma, avete visto spesso Billy ultimamente? Sì, finché non è tornato qui da sua madre, 3 mesi fa. Ha idea di cosa cercasse di dirci con queste? Potrebbe aver avuto in programma di fare un lungo campeggio. O forse aveva paura del buio. Posso capirlo. Tu avevi terrori notturni da bambina, vero? È Billy che te l'ha detto? Sì. All'inizio era l'unica cosa di cui parlava. Anzi, è per questo che lui, Sam e io ci siamo conosciuti. Ci accomunavano. Cosa? Pazzesco, eh? Ci frequentavamo già molto il primo anno, ma è stato solo in seguito che Billy ci ha detto che ci aveva cercati e trovati. Era ossessionato all'epoca. E negli ultimi tempi? È venuto da me di recente, più di una volta. Sempre farmiaticando che avevamo lo stesso problema e che dovevamo stare alla luce. Credo che avrei dovuto prenderlo più sul serio, ma ormai mi ero abituata alle sue scene stravaganti, capisci? Non mi è mai sfiorato l'idea che potesse succedere la stessa cosa a noi. You are the strength days collected by Tommy Silverbeat.
bentornata. Sei ubriaco? Diciamo un po', Tigio. Avanti, mi sono solo fatto un goccetto. Come mai questa reazione? Ho avuto un incidente. Cosa? Tornando a casa ho avuto un incidente. Ti sei fatta male? No. Avanti, raccontami tutto. Stavo guidando in una zona molto isolata e mi è sembrato di vedere una cosa davanti a me. Così ho inchiodato immediatamente e sono quasi finita fuori strada. L'hai investita qualcosa? Non lo so. Dai, io non credo. Mi è sembrato di vedere... Non so che cosa sia accaduto veramente. Ok, beh, era un animale? Non credo, no. Va bene, hai investito un alieno? Lo immaginavo. Ehi! No, lo immaginavo! Cosa volevi che dicessi? Presa in giro. Non lo so, va bene, so soltanto che qualcosa mi ha spaventata. Devo difendere la tesi dopodomani e non ci tengo a tornare e trovarti che ti sbronzi con quegli idioti dei tuoi amici. Senti, diciamoci quello che ho passato io. Ieri sera si sono tamponati a catena 13 auto. Quindi sono stato 24 ore a estrarre corpi di gente morta dalle lamiere. C'è una differenza tra quello che hai passato tu e quello che ho passato io. A te è successo lì dentro. A me qui fuori. C'è una realtà, non perderla di vista. Billy deve aver tenuto questo diario fin dall'infanzia, quindi abbiamo pensato che volesse dargli un'occhiata. Potrebbe avere più senso per te che per noi. È roba parecchio malata. Senti questa. Li ho visti di nuovo tra la mia finestra e la strada. Sempre tra le tenebre e l'ombra. Da dove arrivano? Non sarà che le tenebre siano il portale d'accesso al nostro mondo? Origini. Incubus, portatore di incubi. Grendel appostati nelle tenebre. Da questo deduco che la luce è la mia unica salvezza. Forse è tutto nella mia testa. Il sogno disturbato di uno schizzoide. Non sembri neanche stupita più di tanto. Beh, ricorda tanto le cose che diceva la sera in cui si è suicidato. Non c'è molto da stupirsi che le scrivesse anche, no? No, credo di no. È solo che... ci chiedevamo... se... cosa? Se avessi avuto terrori notturni di recente. Sì. Sì, ne ho avuti. Anche noi. È da quando Billy si è ucciso che ho questo senso di ansia. È come se fossi osservata continuamente. Ho 24 anni, eppure ogni volta che entro in una stanza buia, è come se ne avessi nuovamente 5. Avanti, ragazzi. Abbiamo tutti vissuto un'esperienza estremamente traumatica. È una cosa naturale che certe sgradevoli sensazioni siano state risvegliate. L'hai dimenticata, vero? Dimenticata cosa? La potenza di quelle sensazioni. Che vuoi dire? All'età di 5 anni ho visto mia sorella annegare nel lago dove andavamo a passare le vacanze. Subito dopo ho cominciato a soffrire di questi terrori notturni. Ci fu una notte particolarmente tormentata in cui mi svegliai urlando come un'ossessa. Faticosamente i miei riuscirono a rimettermi a dormire e dopo un paio di ore mia madre ripassò a controllarmi e non c'ero più. Guardarono dappertutto, in soffitta, in cantina, in tutta la casa. Mia madre era isterica, potevano avermi rapita, o forse ero scappata, o chissà cosa. Mio padre andò a vedermi il cortile e sentì arrivare dalla cuccia del cane un rumore. Allora si piegò, guardò dentro e c'ero io, rannicchiata sul fondo. Lui cercò di raggiungermi. Io lo colpì nell'orbita dell'occhio con un coltello da cucina. Ero convinta che non fosse mio padre. Che fosse non so quale demone venuto a prendermi. Ne ero assolutamente sicura. Non provavo quella sensazione da quando ero bambina.
ma l'ho provata adesso. E anche Sam, e... pensavamo che forse anche tu. Dottor Butta. Ah, ti riconosco a stento. Anzi, non ti riconosco neanche un po'. Ma accomodati. Grazie. È difficile immaginare quella bambinetta spaventata che veniva qui. Mio Dio, saranno passati almeno... 20 anni. 20 anni. Anzi, che sono ancora vivo. Allora, che cosa mi racconti di bello? Beh, vede, sto per prendere il dottorato in psicologia. In psicologia? Bellissimo. E ora dimmi, a parte studiare, che cosa fai? Non sto molto bene, dottor Butt. È per questo che sono venuta. È un po' che non dormo più bene. Credo di aver avuto una ricaduta. Una ricaduta di cosa? Terrori notturni. Cosa te lo fa pensare? Qualche notte fa io... mi sono svegliata nel mio bagno, confusa e disorientata. Il mio ragazzo voleva aiutarmi e io l'ho aggredito. Beh, sembrerebbero terrori notturni. Ci sono precedenti negli adulti, ma... ma è comunque piuttosto anomalo. Sì, infatti. I terrori notturni fanno parte del normale sviluppo. Ma ho notato il verificarsi dei casi più violenti e persistenti in quei bambini che abbiano subito un profondo trauma emotivo. Se ben ricordo, tu sei venuta da me poco tempo dopo che tuo padre si era tolto la vita. È esatto? Sì. Quindi, i tuoi recenti terrori potrebbero essere stati provocati da un aumento di stress o affaticamento. Ci sono lontano? No. No. Giulia, perché non fissiamo un ciclo di sedute? Di solito non curo gli adulti, ma visto che abbiamo un passato, potresti venire a descrivere quello che ti succede e cercheremo di capire se davvero è una ricaduta di terrori notturni o se invece è qualcos'altro. Nella testa di Billy quando l'ha fatto? Un proiettile? Non lo so, Terry. Avrà pensato quello che pensano tutti quelli che stanno per uccidersi. Che la vita è una merda,
che si sta meglio da morti che da vivi. Bla bla bla. Chissà dove si va una volta fatto quel passo. Cosa? Oh, Terry, se non la smetti di stuzzicarlo, non guarirà mai. Tanto non sta guarendo lo stesso, almeno mi levo una soddisfazione. Sembra che stia anche peggio. Forse è cancro. Lo sai che c'è qualcosa del demente in te a volte, te l'ho mai detto? Sai una cosa? Forse avrei fatto meglio a studiare legge. Che ti ho detto? Sei un demente. Senti, io ora esco, mi devo andare a disintossicare. Ce la fai stare un po' da sola? Sì. Sicura? Sì. Ok. Allora vado. Bisogni da bambini. Sono ancora al quarto capitolo di Crowley e non riesco a memorizzare le fonti della mia bibliografia. Beh, certo, se non passi sono altri 12 mesi di inferno e altri 20.000 dollari, ma potrebbe andare peggio. E come? Effettivamente non te lo so dire. Ehi, senti, Kim, mi chiami più tardi?
per vedere se sono sveglia. Ok, ciao. Grazie.